Notte da leggenda per il Toro che, battendo 3-0 il Sassuolo in un Olimpico gremito ed entusiasta, torna capolista, lascia a meno 5 punti le terze in classifica ed ipoteca la promozione in Serie A. Adesso mancano solo 2 punti da conquistare con Modena Albino Leffe per sancire matematicamente il ritorno nel massimo campionato. Emergenza difesa per Ventura, che senza Glick perde anche Di Cesare nel riscaldamento, dunque Darmian centrale con Ogbonna ed Ambrosio e Parisi esterni. Centrocampo con Bascia, Ioe Vives, attacco con Surraco, Meggiorini, Bianchi. Proprio il capitano protagonista al 13esimo, combinazione D'Ambrosio, Bascia e Bianchi addomestica una palla difficile per poi indirizzarla a fil di palo, a lato di nulla. Ma Bianchi a metà tempo deve abbandonare la contesa per infortunio, al suo posto Antenucci. Al 24esimo Giuseppe Vives Show, da un cross di Parisi respinto il numero 20 Granata controlla la palla e disorienta gli avversari con un gesto tecnico da favola e poi scarica dalla distanza un destro magnifico che colpisce il palo pieno. Applausi a scena aperta. Ma al 31esimo il Toro passa in vantaggio, angolo proprio di Vives sul secondo palo dove D'Ambrosio schiaccia di testa e trafigge Pomini. Toro 1, Sassuolo 0 e Danilo viene sommerso dagli abbracci dei compagni e di tutto lo stadio. Un gol che ipoteca la promozione in Serie A. Il Sassuolo reagisce e chiede un penalty per questo Mani assolutamente involontario e dunque non punibile di Ogbonna e Mischia. Angelo poi non si intende perfettamente con Benussi che deve uscire su Sansone per svogliare la matassa. Secondo tempo, al sesto il Toro raddoppia, punizione di Parisi. Pomini non trattiene, Antenucci mette in mezzo e Bascia piazza la palla che vale il 2-0. L'Olimpico è una bolgia che impazzisce di gioia. La Serie A è sempre più vicina. Ma il Sassuolo non è domo, testa di Missiroli, Benussi attentissimo. Poi l'arbitro Pinzani di Empoli concede agli emiliani un penalty per questo contatto tra Bascia e Valeri. Dal dischetto si presenta Sansone che fa touchdown. Ed all'81esimo il Toro segna il terzo gol, ancora protagonista lo scatenato Vives che conquista palla sulla sinistra, avanza e serve a Meggiorini la palla del 3-0. Per il numero 69 Granata è il terzo gol nelle ultime 4 partite. L'apoteosi adesso è un passo, battendo il Modena il Toro tornerà a casa sua in Serie A.